Il 24 giugno scorso la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, ribaltando la sentenza Roe vs. Wade del 22 gennaio 1973, ha sanato un vulnus di natura costituzionale e allo stesso tempo ha restituito la sovranità agli Stati federati dopo quasi 50 anni. La sentenza della Corte Suprema non si è pronunciata in merito al diritto all'aborto, come afferma la narrazione mainstream, bensì in merito alla sua legalizzazione obbligatoria in tutti gli Stati, facendo sì che la decisione sulla profonda questione morale dell'aborto tornasse al popolo e ai suoi rappresentanti eletti, ai quali la Roe vs. Wade l'aveva sottratto contro il dettato costituzionale. È così fallito il tentativo di intimidire i giudici della Corte Suprema, iniziato con la dolosa diffusione delle bozze della sentenza da parte degli esponenti della lobby abortista, così come è fallita miseramente la retorica di morte della sinistra democratica, alimentata da movimenti estremisti e da gruppi finanziati dalla Open Society di George Soros. Ed è significativo vedere quali siano le reazioni violente e intolleranti dei sedicenti liberali, da Barack e Michelle Obama a Hillary Clinton, da Nancy Pelosi a Chuck Schumer, dal procuratore generale Merrick Garland a Joe Biden, senza parlare delle dichiarazioni dei politici e dei capi di Stato del mondo occidentale. Basterebbe questo, in realtà, per far comprendere l'importanza di questa sentenza. Gli attentati dei gruppi pro-choice, gli assalti alle associazioni pro-life, le profanazioni di chiese, le scene di isteria dei sostenitori del diritto all'uccisione della vita innocente del nascituro riuniscono emblematicamente gli esponenti del Partito Democratico finanziati da Planned Parenthood, a sua volta finanziata dal governo, la sinistra woke, i seguaci del globalismo di Klaus Schwab, gli esponenti della massoneria internazionale, i teorici della svolta green e della riduzione demografica, i propagandisti del gender, dell'ideologia LGBTQ e delle bandiere rainbow, gli adepti della Chiesa di Satana che considerano l'aborto come un loro rito, i mercanti di feti umani, delle cliniche di morte, i piazzisti di vaccini prodotti con feti umani, i sostenitori della farsa pandemica e il loro grottesco codazzo di esperti sono tutti concordi nel veder minacciata la propria egemonia, che dal 1973 ha causato negli Stati Uniti la morte di 63 milioni di bambini offerti in sacrificio umano al Moloch del politicamente corretto. Il mondo globalista, che ha fatto della violazione sistematica del corpo umano la propria bandiera ideologica, imponendo la terapia genica sperimentale contro ogni evidenza scientifica, si straccia oggi le vesti rivendicando la bodily autonomy della donna e il suo diritto a uccidere la vita che porta in grembo. Questo mondo globalista in cui un'elite di criminali eversori si è impossessata del potere ed è ascesa ai vertici delle nazioni e delle istituzioni internazionali ha perso gli Stati Uniti d'America grazie a una sentenza storica emessa da giudici saggi, tra i quali gli ultimi nominati dal presidente Donald Trump, il cui impegno in difesa della santità della vita
ha oggi riportato una grande vittoria per l'America e per quanti ad essa guardano come un modello da imitare. Molti stati hanno già dichiarato illegale la pratica dell'aborto e grazie al pronunciamento della Corte Suprema potranno finalmente riconoscere e tutelare i diritti del nascituro. Gli organi di stampa vaticani e della Conferenza Episcopale Americana evocano questo giorno storico con sospetta moderazione, quasi fosse per loro un imbarazzante dovere. Tace Bergoglio, che fu però tanto loquace quanto si trattò di attaccare Donald Trump o di dare appoggio alla Clinton, a Biden, ai candidati Dem. Al suo silenzio dinanzi alla vittoria del bene sull'ideologia di morte del mondo senza Dio, fa ancora eco la propaganda della Chiesa bergogliana per i cosiddetti vaccini e l'appoggio all'Agenda 2030 dell'ONU, che è tra i principali fautori della salute riproduttiva, imposta alle nazioni proprio a partire dalla sentenza del 1973. Senza dimenticare come la Pontificia Accademia per la Vita, voluta da Giovanni Paolo II, sia stata sfigurata in questi ultimi 10 anni, includendovi personaggi notoriamente favorevoli all'aborto e alla contraccezione. L'odio nei confronti del presidente Trump e la rete di rapporti e interessi della Deep Church con il Deep State hanno portato alla luce, tra le altre, questa grande contraddizione della Chiesa bergogliana, impegnata a fare affari con l'alta finanza globale e con le case farmaceutiche, mentre emergono gli scandali economici e sessuali che coinvolgono politici e prelati. Nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa del Santissimo Cuore, del Sacratissimo Cuore di Gesù, il Signore ha voluto concedere agli Stati Uniti d'America la possibilità di riscattarsi, facendo sì che le leggi umane siano coerenti con la legge di natura impressa dal Creatore nel cuore dell'uomo. E questa è l'unica necessaria premessa perché una nazione sia benedetta dal cielo. One nation under God. Auspico che il popolo americano sappia far tesoro di questa opportunità storica e che comprenda che non vi può essere giustizia dove si riconoscono i diritti all'aborto. Non vi può essere pace e prosperità in una società che massacra i propri figli. Non vi può essere libertà dove la licenza, il vizio e la superbia sovvertono i comandamenti di Dio.